Siamo con Luciano Tancredi, candidato consigliere comunale in vista delle prossime elezioni dell'Aquila, ormai a pochi giorni nella lista del Partito Democratico. Benvenuto. Buongiorno. Tra i punti del programma di mandato, del nuovo programma di mandato di Massimo Cialente, dove è più marcata la sua influenza, è sicuramente quello della promozione dell'Aquila fuori Abruzzo, chiaramente anche fuori Italia. Quindi la creazione di un marchio L'Aquila, di un brand L'Aquila. Beh, sì, certamente quello è il settore che riguarda di più la mia professione, che è quella di comunicare. E questa è un'idea non nuova, ma secondo me molto efficace, e che va anche calata poi nella realtà nuova in cui l'Aquila si trova purtroppo in questo momento. Però può essere un'occasione per un trampolino di lancio. Penso per esempio alla ricostruzione. Sarebbe bello che l'Aquila creasse un brand nella sua ricostruzione, cioè un modello L'Aquila, quindi che insegnasse al mondo, essendo un evento del tutto nuovo, questo è luttuoso, ma del tutto nuovo questo del terremoto dell'Aquila e della ricostruzione, trasformarla in una sfida, in un'opportunità, facendo venire qui restauratori, architetti e insegnando al mondo come si ricostruisce dal nuovo una città e facendo di questo appunto un modello, un brand da esportare. Si pensa a importare, quindi oltre che esportare l'Aquila, anche a importare costole di grandi eventi qui sul territorio. Ovviamente, questa è un'altra costola del ragionamento di turismo, di marketing territoriale che noi vogliamo fare, che è uno dei nostri progetti, proprio un vero e proprio marketing territoriale che quindi comprende il brand, ma anche una cosa che noi pensiamo è importare all'Aquila costole di grandi eventi. Penso per esempio al Festival del Giornalismo, non perché diciamo è il mio mestiere, però abbiamo già dei contatti. Il Festival del Giornalismo di Perugia, che è diventato una realtà riconosciutissima non solo a livello Certo. italiano, ma a livello quasi mondiale, perché vengono poi grandissime firme da tutto il mondo. Importarne una costola all'Aquila, che è un'occasione, uno, per far parlare dell'Aquila e due, per far venire le grandi firme del giornalismo mondiale all'Aquila a capire qual è la situazione per poterla poi raccontare. Ma penso anche a avvenimenti, l'Aquila ha una vocazione culturale grandissima, quindi avvenimenti come il Festival del Cinema di Roma, che è a due passi e che quindi perché non fare qualche durante il Festival del Cinema o anche il Festival della Fiction, che tra l'altro è organizzato da persone vicine anche alla città, ma penso anche al Festival del Cinema, perché non portare dei piccoli eventi all'Aquila di modo che anche l'Aquila possa diventare un satellite di Roma e dei suoi eventi a soli 90 km di autostrada. Un evento in particolare ci diceva però è più vicino agli altri di essere concretizzato. No, più vicino, questo l'abbiamo già concretizzato, dobbiamo già decidere solo la data. È un evento molto importante che si terrà l'11 luglio a Caracalla, è organizzato da un aquilano che ritorna all'Aquila, che è Leonardo De Amicis, che è il direttore dell'orchestra RAI. Sarà un evento dedicato a un altro, diciamo quasi conterraneo, che è Riccardo Cocciante, perché sarà Cocciante interpreta Cocciante con l'Orchestra Sinfonica dei Conservatori Italiani, diretta da Leonardo appunto, e che si terrà l'11 luglio a Caracalla a Roma, il cui ricavato andrà la metà a ricostruire il Conservatorio Aquilano e la metà in borse di studio per giovani musicisti. E questo evento Leonardo e Riccardo Cocciante hanno deciso di regalarlo all'Aquila subito dopo. Adesso stiamo valutando, insieme al sindaco che ha già parlato con Leonardo, stiamo valutando dove farlo e soprattutto quando farlo. Sarà sicuramente quest'estate e potrebbe, una delle idee è farlo alla Perdonanza davanti a Colle Maggio, acquisterebbe un valore simbolico molto importante. Ultima domanda, torniamo al voto, pochi giorni ormai al verdetto, diciamo così. Lei dall'inizio, Pochi ma buoni. pochi ma buoni, lei è tra i più convinti sostenitori di una possibile vittoria al primo turno di Cialente, a L'ho già pochi giorni è ancora detto. così? L'ho già detto. Lasciamo perdere i sondaggi che non si possono riferire, tra l'altro, in questi giorni, però insomma sono comunque confortanti. Io sono convinto perché sento una grossa partecipazione. Sono convinto che la città ha capito che non può permettersi il lusso di neanche di perdere i 15 giorni del ballottaggio. E c'è un grosso entusiasmo intorno alla candidatura di Massimo. Io sono convinto che ce la farà al primo turno, anche perché è importante che lui abbia la forza, e qui rivolgo proprio un appello agli elettori aquilani, non disperdete il voto, Massimo Cialente deve avere la forza di presentarsi al tavolo delle trattative col governo nazionale come un sindaco
amato e rivoluto da tutta la città e non può permettersi frazionamenti, ballottaggi, cioè lo dobbiamo mandare forte, deve arrivare a sedersi con il ministro Barca con tutta la forza che gli aquilani gli possono dare e gliela possono dare solo con il voto. Grazie. Grazie a voi.